Per il decimo anno consecutivo, la Federazione Italiana di Atletica Leggera di Caltanissetta ha organizzato il progetto L'Atletica fa Scuola, un evento svoltosi allo stadio Marco Tomaselli che ha avuto come obiettivo quello di promuovere la cultura sportiva nel nostro territorio e allo stesso tempo individuare giovani promesse nella disciplina dell'atletica leggera. Il progetto ha coinvolto circa 400 studenti delle quarte e quinte classi provenienti da diverse scuole secondarie di primo e secondo grado che si sono cimentati nelle discipline dei 50 metri e 300 metri piani, salto in lungo e nel vortex, una disciplina propedeutica del lancio del giavellotto. È una giornata di grande festa, dopo aver preparato questi ragazzini, questi piccoli atleti durante i mesi di marzo, aprile e maggio, questo è il giorno di conclusione della manifestazione finale. Il principio della manifestazione è appunto quello di fare conoscere l'atletica leggera, che è una delle principali iniziative che la federazione fa, perché noi come federazione intendiamo fare promozione allo sport, chiaramente far conoscere l'atletica leggera, ma soprattutto per trasmettere ai nostri piccoli atleti i valori più alti di quelli dello sport, come il rispetto per il concorrente, il rispetto per le regole soprattutto. E sono valori che, oltre alla scuola e alla famiglia, anche la federazione intende trasmettere ai nostri piccoli atleti. L'atletica leggera, così come tutte le federazioni che collaborano con le scuole, si sposano con quello che è il principio educativo dello sport e della scuola. Vanno in perfetta comunione di intenti, per cui oggi chiudiamo tutta la stagione scolastica di quest'anno con questa bella manifestazione, come facciamo ogni anno, dove riusciamo a portare allo stadio un gran numero di bambini. Lo sport e la scuola sono un connubio indispensabile, sono andati sempre a braccetto. Oggi più che mai questa collaborazione è più importante, perché questa società di oggi, con un forte abbassamento dell'etica e del rispetto degli altri, ecco, fare sport, educare allo sport significa intanto tonificare, stare bene con il corpo e quindi stare bene con se stessi, ma soprattutto rispettare le regole. Mi piace ricordare sempre che un grande atleta fa vincere una partita, ma tutto il gruppo e il rispetto vince il campionato. Ecco, quindi stare assieme agli altri e rispettare ognuno le regole, si arriva lontano.